Qui abbiamo un parente che sta per morire in rianimazione. Allora, ma già è finito, scusate. No, ci hanno detto che in queste ore, ci hanno detto di Allora organizzarci. ve l'ha portato qua giù, nella stanza là. Se stava ricoverato qua in No, sta salute, ricoverato qua. veniva qua. Se, speriamo che non ti uccida. No, quello sì, lo so che viene portato qua. Quello che noi avevamo bisogno è avere, conoscere, non siamo di qua, va portato a Lodi, un'impresa. Questi qua che lui adesso è interessato qua, che lo può consigliare lui qua, Ah, ok. perché è proprio lì per me dell'ospedale. Ah, ok. Però penso che chiedono di te qualche Pardon, informazione. scusate, un'informazione. Abbiamo un parente che sta ricoverato in rianimazione. In rianimazione, Sì, sì. ci hanno detto questione di ora. Lo Come si dobbiamo. chiama? Antonio De Pasquale. Avevano confermato già? No, non ci hanno confermato, ci hanno Ah. detto questione di ora. Ma vediamo, ma me lo telefono io, faccio una telefonata A chi? in rianimazione. No, io ho bisogno di parlare con l'impresa, perché va portato a Lodi. Non siamo di qua, lui è venuto qua in vacanza stamane ed è stato ricoverato qua e Sì. va portato a Lodi. Lodi? Sì. Deve parlare qualcuno comunque. Esatto, se ci mi Non può. so come fare il trasporto, non lo Mi so. raccomando, non va qua. Ci hanno detto che è questione di ore, ci dovevamo organizzare perché lui era qua in vacanza, non siamo di qua. Dove ti devi portare? A Lodi. Provincia? È 30 km prima di Milano. 30 km prima di Milano. Sì. Volevamo, siccome i parenti l'ha sconvolta, mi hanno incaricato me di portarlo e volevamo organizzarci perché è questione di ore, non sappiamo come, quando, dove, perché. Noi non siamo di qua, non conosciamo nessuno. Volevamo sapere, cioè, fare l'istruzione per le cose, i No, però fiori, per la tutto. vestizione qua ci stanno gli infermieri qua che fanno la vestizione, non c'è problema. Per il trasporto voi potete chiamare a chi volete voi. Cioè il trasporto qua è liberissimo, qua potete fare. Ma non con l'ambulanza. Con il trasporto funebre, Ah, scusa, sì. con l'ambulanza come esce da qua dentro, scusa? No, Sempre con il come trasporto fa? Col funebre. trasporto funebre, sì. E non c'è problema, allora io vi posso fare un preventivo. Sì, Se vuoi. certo. Sì, Cioè, noi comunque. volevamo, infatti cercavamo, cioè, cioè, se succede fra 5 ore, dove vado io con lo studio qua? Io allora vi rimando, ho un bigliettino con i numeri di Sì, telefono. grazie. Ma vi potete occupare anche del suo e tutto, Se Carlo? volete, come no, non c'è Sì, problema. perché poi noi siamo venuti in treno, dobbiamo ritornare su. Poi ci potete portare in seconda salma su? O è un problema di spazio? No, no, al limite vedo di mandarvi il carro più grande che ci stanno i due posti. Ok. Ma andiamo direttamente al cimitero, all'Allodi, oppure che bisogna fare? Sì, allora sì, ci occupiamo noi però della. Per l'operazione al cimitero. Sì, a noi ci interessa il trasporto da Sì, qua. deve essere tumulato l'Allodi. Sì, è per terra, va. Ma con la cassa di zinco, però. Deve Come con la cassa di andare con la cassa di zinco e cassa di legno, tutte e due casse. zinco? Eh sì, certo, sì. Esatto, E con i fiori che partono di là perché poi ci sì. aspettano lì. Sì, che quelli verranno appoggiati sulla cassa dentro all'autobus. Esatto. Esatto, sì. Orientativamente, perché un po' di soldi ce li ho ma devo andare a prelevare. Mi dica indicativamente. Sui 6.000 euro, secondo 6.000 euro, me. Calcolate il viaggio andata e ritorno. ok. Sì, Con tutti i per i documenti. fiori? Per i fiori poi vediamo quello che voi Guardi, lo scegliete. sa già, vuole un cofano Possiamo tutto. deciderlo quando muore, perché sembra brutto. Se No, no, succede. no, succede, le spiego. Un cofano intero con le rose Il copribarra, rosse. Copri, cofano esatto, intero, copri, esatto, io al intero. limite chiamo davanti a voi il fiorai, quello che costa, perché Ah, ok. io è una cosa proprio perché vi vedo che siete spaesati, allora mi interessa, io Sì, chiamo al fioraio mio di fiducia sì. e dico, senti, quanto costa il copribarra, perché io non li faccio più, però vi assisto io tutto e per tutto, una volta che Ok. state qua da solo non Sì, vi create problemi. più o meno,
siccome io ho 4.000 euro in contanti, per sapere, sì, devo prelevare il resto e tutto, mi devo, sì, organizzare un viaggio, sì, stiamo in albergo, quindi sì, era giusto per, sì, capire, sì, quindi 6.000 euro, quanto sarà a copri bar? Ma non lo so, 300-400 euro. Ma non, cioè, lo so, non è che mi devi dire 50 euro in più e meno, non mi interessa. Il copri bar intero, che costa sui 300-400 euro, penso, okay, noi ci facciamo dire dal fioraio. 400 euro, boh. La vestizione? Per la vestizione me la vedo io, non mi preoccupate, sono addetti, non mi preoccupate. Ok, quindi diciamo 6.500 euro? Sì, sì, sì. Napoli, 23 febbraio 2012, Frediano Manzi, Associazione SOS Racket e Usura.